Eccoci qua. Allora, ok, vi avevo promesso che il video precedente sarebbe stato l'ultimo video della serata. E invece no. Ho deciso di farmene ancora uno perché se no non ne faccio più. E niente, questa sera. In questo video c'è un altro amichetto, anzi, c'è la mia dolce metà a farmi compagnia, ovvero il mio principe azzurro. Oh. Wow. No, vi prego, questa è bellissima, cioè è una rana gigantesca, non so, è un sacchetto, una rana con la corona, con tutte le macchie sulla schiena e le zampettine dell'IKEA, e questa ranocchia con la coroncina, con gli occhioni, la bocca, e c'è anche la mosca e la linguetta. È troppo figa, me l'ha comprata mia mamma. Cioè, camera mia sembra veramente la sala giochi di un asilo, cioè. E va bene, questo mio amichetto non riesco a tenerlo sulla spalla come prima, perciò lo appoggio qua e andiamo avanti col video. Allora, questo è il video di recensione dei prodotti della Natura Equa. Perdonate il casino, ma ho le finestre aperte perché sto veramente sudando come una capra di montagna. Perdonate le parole, ma c'è un caldo becco, perciò o così o pomì. Niente, allora vi faccio la recensione dei prodotti della Natura Equa, che è un'azienda di Genova, ovvero della mia città. Ancun campane! Basta! Sono le 6. E praticamente vi faccio la recensione di questi 4 prodotti. Questi 4 prodotti. Che sono... Allora... La crema viso giorno. Come vedete ne ho consumato un bel po'. Poi abbiamo il latte detergente, di cui vi ho fatto anche un video di dimostrazione. Lo shampoo al mandarino verde. L'olio corpo elasticizzante nutriente. E il tonico idratante. Allora, come vi ho già detto nel post di presentazione che avevo fatto sul blog, uno degli ultimi post che sono riuscita a scrivere, allora, la Natura Equa è un'azienda che diciamo è nata da poco, non è molto, cioè è nata a Genova e si sta facendo strada adesso. È una marca che utilizza buoni ingredienti, perciò tutti i prodotti hanno inci verde, ingredienti possibilmente a chilometro zero, ingredienti ecosolidali che sostengono tutte delle... non mi ricordo se erano le... vabbè, in ogni caso sono prodotti cruelty free, con ottimi ingredienti, buoni. Allora, questi prodotti mi sono stati consegnati direttamente da Luigi, che è diciamo il titolare dell'azienda. Questo inverno, mi sembra verso dicembre, ci siamo incontrati nel centro di Genova
siamo stati un po' lì a parlare e mi ha consegnato questi prodotti da testare. Sono rimasta piacevolmente colpita da questi prodotti, da questo marchio, anche dalla sua volontà di affrontare questa esperienza, anche perché in Italia aprire un'azienda e farla partire da zero non è una cosa facile, soprattutto in campo cosmetico, cioè in generale in Italia il lavoro è quello che è. Mi ha subito colpito il suo entusiasmo, la sua voglia di far scoprire comunque il marchio e di produrre cosmetici con buoni ingredienti e senza utilizzare ingredienti chimici o comunque nocivi che diano allergie, che diano problemi di sensibilizzazione, eccetera eccetera. Comunque sia, vi lascio sempre il link del sito Natureco qua qui sotto, così se volete andarci a dare un'occhiata, vedere bene la loro filosofia eccetera eccetera, potete farlo. Poi ovviamente tutti i loro prodotti sono confezionati in con flaconi, questi qua sono in alluminio e questi qua in vetro, comunque sia sono tutte cose riciclate e riciclabili. Con questi flaconi ci si possono creare un mucchio di varie cose e adesso ho visto che c'è tipo una promozione che riportano, mi sembra, 5 flaconi o comunque contenitori di creme si ha uno sconto sul prossimo acquisto, mi sembra che sia così la promozione. In ogni caso andate a vedere sul sito, c'è scritto, perché ero andata a vederla. Ok, bando alle ciance. Allora, partiamo con la crema viso. Allora, questa crema è una crema da 50 ml, è una crema leggera, una crema da viso giorno. È una crema leggera, si presenta in questo barattolino di vetro. Questo è il tappo con la stampa Natura Equa, un tappo in alluminio, ha la sua protezione, cosa indispensabile secondo me, Sealed for your protection. E poi abbiamo la crema. La crema è molto profumata, è un profumo molto buono e pulito. E è molto liquida, è un po' liquida, vedete? Infatti tende a scendere. Questa è la consistenza. Allora, scusate ma sono, ho la mano un po' zozza. Comunque in ogni caso questa è la crema. È di facile assorbimento, non fa la scia bianca. Comunque la spalmate sul viso. Forse fa una leggerissima scia bianca, ma niente di che rispetto a quelle creme corpo di marche naturali. Comunque, se vedete, si assorbe molto facilmente e lascia la pelle asciutta e nutrita. Allora, questa crema mi piace molto per la mia pelle normale e mista. Me la lascia ben idratata, profumata. Io l'ho utilizzata sia al mattino che al giorno, se è buona, sia al mattino che la sera, e in tutti e due i casi mi è piaciuta molto. Non mi controlla così tanto la lucidità, in ogni caso mi è piaciuta perché l'idratazione è ottima rispetto a molte altre creme, cioè questa sicuramente entra a far parte di una delle mie creme preferite. Dice una crema particolarmente soffice e leggera, vero. La formula contiene olio di oliva raffinato, olio di argan, vitamina E, è un mix dalle spiccate proprietà idratanti protettive, progressivamente risveglia la naturale morbidezza della pelle e contribuisce a difenderle dalle aggressioni quotidiane. Contiene anche ingredienti a chilometro zero, che sono l'estratto di aloe
arborescence, o come si dice, olio di oliva raffinato. Applicare mattina, tutte le mattine sul viso, colle e décolleté con un leggero massaggio. Questo è l'INCI. E io la promuovo, questa qua la promuovo a pieni voti, veramente a pieni voti. Io che ho una pelle normale mista, mi è piaciuta tantissimo. INCI buono, consigliatissima. Passiamo subito allo shampoo al mandarino verde per lavaggi frequenti. Questo qua, io questo praticamente l'ho usato tutto, ce ne sarà sì e no due dita. Ho usato tutto il flacone, è un flacone da 250 ml. Su questo flacone c'è scritto, sull'etichetta c'è scritto: applicare il prodotto sui capelli bagnati, massaggiare fino ad ottenere una soffice schiuma, risciacquare con abbondante acqua. Questo è l'INCI, non so cosa riuscirete a vedere. E dice: è uno shampoo cremoso e delicato, contiene basilico, miele e pantenolo, dalle proprietà idratanti, nutritive e riequilibranti, specifico per lavaggi frequenti, deterge in profondità rispettando l'equilibrio di capelli e cuoio capelluto, è caratterizzato dalla fresca fragranza di mandarino verde. Allora, aiuto, il flacone alla fine mi è piaciuto, è abbastanza pratico da utilizzare. È vero, ha un profumo molto agrumato. Allora, se riesco senza far danni, vi faccio vedere la consistenza dello shampoo, che è particolarmente liquido. Aspettate che chiudo. Allora, si vede, eccolo qua, senza far cavolate. Comunque, e questo qua è trasparente ed è molto liquido. Adesso non so cosa me ne faccio di questo shampoo, comunque va bene. Salvietta, vabbè, la cerco di prenderla. In ogni caso, allora, questo shampoo io l'ho utilizzato ho provato ad utilizzarlo sia così puro che diluito. Allora, però voglio dire una cosa, così puro personalmente non mi ha fatto impazzire, perché per la mia cute sensibile è un po' troppo aggressivo e niente, così mi dava problemi. Io ho una cute molto sensibile a causa della mia della dermatite seborroica di cui ho sofferto 4 anni fa, però adesso comunque il problema si è molto attenuato. Nonostante ciò devo sempre stare attenta, e anche se questo è un prodotto interamente bio, puro mi ha dato problemi di secchezza prurito. Così ho provato ad utilizzarlo diluito, prendo il mio boccettino, ce ne metto un dito e lo riempio totalmente di acqua, shakero, poi ne applico un pochino sulla fronte, un pochino qua sulla nuca, un pochino all'attaccatura dei capelli, qua sulla nuca, un pochino ai lati, questo per due volte. Faccio due shampoo con un flaconcino grosso così da 50 ml, forse da 100 ml, ci faccio due shampoo. Allora, vi devo dire la verità, anche diluito non mi ha fatto di nuovo impazzire, nel senso che mi lasciava i capelli molto secchi, perciò non so che cosa, non so quale sia il problema, anche perché questo è uno shampoo indicato per lavaggi frequenti. Io i capelli li lavo generalmente 3 volte alla settimana e perciò non so, alla fine io i capelli li ho abbastanza, sono ricci, ma non è che hanno questi grossi problemi di secchezza.
L'ho utilizzato prevalentemente quest'inverno, ma ho provato comunque a utilizzarlo, a fare una pausa, a utilizzarlo adesso che fa più caldo e il risultato è lo stesso, perciò non so bene se è il mio tipo di capelli o boh, se è uno shampoo che comunque non va bene per il mio tipo di capelli. E in ogni caso, ingredienti buoni, nient'altro da dire, fa un'ottima schiuma, l'unica cosa è che a me li lascia particolarmente secchi e senza diluirlo mi fa prudere. Poi, andando avanti, allora, prodotti per il viso, ovvero il latte detergente e il tonico. Allora, questi due prodotti insieme alla crema viso mi sono piaciuti veramente tanto, cioè questi tre prodotti insieme sono veramente il top. Allora, il latte detergente, vi ho già fatto il video di struccaggio e come avete visto è ottimo. Struccare, strucca. Detergere, deterge in una maniera fantastica. Solito packaging, l'etichetta dice utilizzare tutti i giorni, mattino e sera. Mattina e o sera, applicare sul viso, colle, décolleté con un batuffo di cotone o massaggiare delicatamente con i polpastrelli. Si consiglia di completare la detersione con il tonico idratante. Questo è l'INCI. Solito discorso degli ingredienti, eccetera, eccetera. Contiene burro di karité, olio d'argan e basilico. E basta, vi faccio vedere di nuovo la consistenza, ma non mi sto a dilungare più di tanto nella descrizione perché tanto ve ne ho già parlato più che bene nel video di struccaggio. Mi raccomando, l'unica cosa che vi voglio ricordare, shakeratelo bene prima di aprirlo, se no combinate un disastro come me, perché sennò si divide, tende a dividersi come vi ho già spiegato. In ogni caso, se riusciamo, la parte liquida si divide da quella più solida e burrosa e combinato un disastro, perciò ricordatevi bene tutte le volte di shakerarlo, sennò è un disastro. Questa è la consistenza, è bianco così, ovviamente c'ha tutte le bolle perché io l'ho shakerato, ma se non lo shakerate vi esce proprio liquido trasparente come se fosse acqua e i pezzetti, perciò ricordatevi bene di shakerarlo. Vi ricordo che io lo utilizzo così, puro, massaggiato con le mani, perché se no col batuffo di cotone ne spreco una marea. Poi allora, il tonico. Il latte detergente mi piace anche per il suo odore. Così, sono tutti prodotti che hanno un odore di pulito e fresco, e anche il tonico uguale, cioè questo è un po' più mielato. In ogni caso, dopo che passate il latte detergente sul viso e prendete un batuffo di cotone, lo imbevete una o due volte di questo tonico, lo passate sul viso, cioè perfetto, potete andare anche a dormire o uscire senza crema che sarebbe perfetto, cioè veramente mi lascia la pelle profumata di questo profumo mielato, infatti c'è scritto rinfrescante e normalizzante, verissimo, cioè io che tendo ad avere le macchie rosse, se vedete ho dei rossori sparsi, ma perché è proprio la mia pelle che è così, vabbè sono anche leggermente abbronzata, però ho dei rossori sparsi, ma perché sono io che soffro un pochino di Cooper Rose e di queste cose sui vasi, dei vasi sanguigni, anche qua nelle occhiaie è tutta una questione dei vasi sanguigni. In ogni caso, appena passo questo tonico la mia pelle ha subito un colorito più uniforme, è una cosa pazzesca, poi lascia un buonissimo odore, la rende proprio più bella, più fresca, nient'altro da dire, cioè non so cos'altro dire veramente. Poi passate la crema e veramente siete al top.
c'è un effetto bellissimo, a pelle nutrita, se seguite questi step per 2 settimane, subito, non so, già la prima settimana vi accorgete dell'efficacia di questi prodotti. Ultimo prodottino, olio corpo, elasticizzante e nutriente. È questo olio corpo. Questo è in odore, è un normalissimo, cioè normalissimo, un olio corpo che contiene, c'è scritto, tutti i giorni mattina e sera massaggiate il prodotto su tutto il corpo insistendo sulle zone più aride. È adatto anche per prevenire rilassamenti e smagliature in gravidanza durante i regimi dimagranti. Contiene olio di mandorle dolci, olio di argan, olio di oliva raffinato, comunque sia questo è l'inci. Tutti i flaconi sono da 250 ml, la crema invece abbiamo detto che è da 50. È un olio, dice, è un olio ricco e vellutato che si assorbe rapidamente e lascia la pelle morbida e setosa. Prezioso olio di argan e mandorle dolci uniti all'olio d'oliva raffinato vi conferiscono proprietà nutrienti ed elasticizzanti. Giorno dopo giorno regala alla pelle un nuovo splendore. Devo dire la verità, io non ho un buon rapporto con gli oli, nel senso che sono un po' pigra, non ho voglia di passarli, devi stare lì a massaggiare perché sennò ti si appiccicano i vestiti, e ricordati di metterlo sui capelli e ricordatelo di spalmarlo appena dopo la doccia quando la pelle è ancora umida, perciò sono un po' pigra e non li uso mai. In ogni caso quest'olio è vero, vabbè, è un solito olio così, però è vero, lo spalmate e non rimane unto, cioè io adesso l'ho spalmato anche sul palmo della mano che tende a assorbire meno, un po' più lentamente le cose, cioè ok, è un ticcia, però si è già assorbito, cioè è un buon olio, non ha un odore di olio, è proprio inodore, perciò non vi dà fastidio e cioè così utilizzato sulla pelle appena subito dopo aver fatto la doccia è veramente ottimo, la lascia nutrita e perfetta senza appesantirla e senza lasciarla unta e con quell'effetto, con quella cosa che ti fa dire basta, non ho più voglia di mettermi l'olio, mi spalmo la crema che almeno si assorbe e non mi rompe. Lo uso raramente, però comunque sia, trovo che sia uno dei migliori oli che abbia mai provato per il corpo. E basta. Sono comunque prodotti che vi consiglio di provare. Ho sentito parlare bene della crema mani, io ho solo dei campioncini, ma non avuto ancora l'occasione di provarlo perché vorrei smaltire un po' di cose che ho. In ogni caso i 3 prodotti per il viso, il latte detergente, il tonico e la crema ve li consiglio assolutamente. Per la questione dello shampoo vedete un po' voi se avete voglia di provarlo o cose. Per l'olio corpo è un buon olio, però io personalmente non sono tanto per gli oli, magari penso che lo sfrutterò di più quando andrò in ferie, che andrò al mare, perciò dopo la doccia mi metto l'olio e via. E vedo di sfruttarlo un po' al meglio lì, visto che la pelle al sole si disidrata di più. E basta, non so cos'altro dirvi. Se mi sono dimenticata qualcosa vi lascio tutto scritto qua sotto nell'info box. Spero di esservi stata d'aiuto. Ringrazio Luigi per avermi dato questa possibilità e ci vediamo al prossimo video. Io e il mio ranocchio, il mio principe azzurro, vi salutiamo. Ciao!